Buonasera, 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 buonasera a tutti, bentornati come tutti venerdì alle 21 con una nuova puntata di Gem Funk Perfetto, Oh, non sbaglia un colpo ragazzi Si cerca sempre eh. solo di migliorare Sì, sì, ma sei bravissimo, perfetto Grazie e Sarà la primavera che ti fa così bene eh? Lo spero <ride> Non gli anni che passano. benissimo Eh, beh, certo, migliori come il vino, ovviamente. Beh, direi che di puntata in puntata stiamo sempre migliorando. Questa sera, insomma, direi di procedere in maniera molto spedita perché credo che sia una puntata molto intensa. Prima, benissimo. però. Salutiamo come sempre Sicento, canale 4 di CUTV Stefano Giorgi e Open Factory, la nostra regia. Grazie, Carlo. Grazie, Luca e quindi come dicevamo poco fa direi di partire subito con questa puntata eh, molto intensa, passionale, sentita per quanto mi riguarda uno dei generi che eh, da tantissimo tempo seguo e cerco di seguire con tantissima ammirazione soprattutto di chi eh, lo esegue, di chi lo ha eseguito in maniera magistrale e stiamo parlando del jazz o del jazz o chi non che lo Dio so o che Dio si voglia poi questa sera avremo una persona molto molto importante un noto esponente diciamo del panorama e della scena Jazz eh, o jazz ferrarese e che, che ti fa dei segni mi secondo facendo me dei ne prendi, segni. nel senso che per me cioè, è, un po', è un po' dispari. Un po dispari. Sì, Comunque, avremo come magari. ospite um, Alessandro Mistri, e come dicevamo, un grandissimo uh, rappresentante, si sta muovendo in tantissime direzioni per promuovere il più possibile per rappresentare quella che è la scena, il panorama jazz all'interno di quello che è il, il paesaggio e il contesto ferrarese e dintorni. E quindi cercheremo di parlare il più possibile di questo genere che ehm, ha lasciato nel tempo una scia e continua a farlo con grandissimi nomi del passato e continua in qualche modo a rappresentare. Rinnovandosi con tantissimi nomi importanti del presente, dato che è un um un genere che è dedito all'improvvisazione, e questa è una cosa che mi piace tantissimo. Durante la serata, ovviamente, cercheremo anche noi di improvvisare, cercando di appunto rendere la, la nostra puntata sempre più piacevole, Speriamo. soprattutto per i nostri ascoltatori che sono da casa. Quindi direi di non perdere altro tempo. Presentare quello che è il nostro primo artista, che, ovviamente, ha fatto la storia, il suo album è rimasto in, in maniera epica nella, nella scena jazz e tuttora è considerato come una pietra migliare. Eh, Miles Davis e il brano è So What. A ah, tra poco con il nostro ospite Alessandro Mistri: Non andate. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso, ci dispiace purtroppo proprio su eh, Miles Davis, il bello su, della diretta. Bello il bello della diretta. Il brano era So What, un brano bellissimo del grande eh, magistrale Miles Davis, però io credo che ehm, in qualche modo io sicuramente da appassionato ma ho sentito altre persone di come parlano del jazz e quindi mi sento ancora molto lontano da quelle che sono determinate attitudini. Quindi io proprio in questo momento prenderei in considerazione e chiamerei subito in causa il nostro ospite qui questa sera, che è Alessandro Mistri. E, ovviamente come abbiamo già detto poco fa noto è esponente conosciuto da, da tantissime persone in quello che è il panorama e la scena jazz ferrarese e sarà lui proprio questa sera a condurci in questo viaggio all'interno del jazz e noi non faremo nient'altro probabilmente che accompagnarlo sarà lui a tenerci per mano <ride> e, penso. <raggiù> e, <ride> e, e a garantire sorrisi sì <ride> penso proprio anch'io quindi eh, non direi direi di, di continuare quello che è ovviamente il nostro percorso all'interno del jazz e volevi dire Aggiungere qualcosa tu, Alessandra, o preferivi cominciare subito con la presentazione del nostro ospite? Ah, così va bene. Certo. Eh, no, mi ero un attimo persa, Alberto. In realtà, ad ogni modo, abbiamo qui Alessandro Misti che dal 77 ad oggi, come dicevi tu, promuove appunto con tanta passione eh, il jazz su Ferrara, ma ovviamente poi lo, ne parleremo meglio anche in tutto il territorio nazionale, dal 1977, leggevo. Quindi sì, però chiederemo passione, conferma, chiederemo conferma perché a Perché lei è il fondatore del club del jazz. Dunque, intanto per favore dammi del tu, perché altrimenti mi sento ah, su, Allora, allora diamoci del tu. Eh, ecco, anche perché in effetti con l'età, eh, tutto sommato, mi sentirei molto staccato. Da... <ride> e purtroppo in effetti posso raccontare tante cose proprio perché ho un'età diversa dalla vostra, avendole vissute in diretta. No, è iniziata la passione come nasce per tutti quando si era abbastanza giovani, anzi proprio dei ragazzi, avendo la fortuna di entrare in questo mondo per una delle tante porte che ci vengono offerte, ciascuno di noi credo che ne abbia una. Io avevo poi la fortuna di avere mio cugino che abitava nel pianerottolo accanto a casa mia. Di e, rimpettaio praticamente. Proprio lo stesso di fianco <ride> e, e, e pertanto lui aveva una discoteca invidiabile. Eh, che purtroppo è ereditato, nel senso che purtroppo lui non c'è più, eh, mi faceva sentire i dischi. Improvvisamente un giorno uno di questi dischi mi ha toccato particolarmente, io mi occupavo già di musica, suonavo anche però tutt'altro genere e da lì è entrato dentro di me ed è iniziato un percorso e poi dopo naturalmente si è sviluppato io parlo allora avevo 14-15 anni eh, prima in radio come state facendo voi infatti, adesso infatti so, avevo, le avevo letto l'articolo eh, che sta ha voi siete più avanzati ovviamente nel, in quegli anni eh, si parlava molto delle radio le radio cosiddette libere che poi in effetti libere non erano per niente però <ride> erano, questa è una parentesi no, libere senso, tra virgolette beh, e poi sono diventate infatti giustamente private è un po' la stessa <ride> difficoltà che c'è fra liberalizzazione, e che, in effetti, è una privatizzazione in altri campi. Si cambia di parola, <ride> ma significa solo questo. Il, esatto. Campi. No, comunque mi ricordo che Radio Ferrara Centrale era la prima radio eh, privata appunto della città. E avuto la fortuna di iniziare a poter eh, far ascoltare ad altri cose che piacevano a me, perché tutto sommato è questo il meccanismo, certo. il piacere di coinvolgere gli altri. La trasmissione si chiamava Non Sparate Sul, sul Pianista, pianista. Eh, esatto. <ride> e da lì abbiamo iniziato con un concerto. <ride> il titolo. Però. Molto, molto, eh. potremmo prendere spunto. <ride> Sì, bisognerebbe mm. non sparare su tanti musicisti, perché esatto. in questo momento stanno sparando veramente a livello anche di questione di leggi, di, infatti tutti sono fermi, c'è cioè più offerta da parte dei musicisti che non domanda purtroppo. Comunque insomma da, da lì è iniziato uh, un percorso nuovo perché eh, abbiamo fatto questo concerto per celebrare questo compleanno della, della radio e sono venuti i vecchi soci perché... Già, il jazz a Ferrara esisteva da tanti anni, cioè dal dopoguerra, per cui c'era un bellissimo. Eh, allora mi pare che si chiamasse Hot Club, poi eh, legato proprio negli anni '50, che andava in, in, in posti dove c'era il dopolavoro Enal, quelle cose, e dove c'erano delle band che suonavano. Perché loro poi si suonava soprattutto, anzi, solo quasi il tradiziona jazz tradizionale, perché il jazz moderno chiaramente, anzi. Era visto come, dato che era in contemporanea con la vita, come qualcosa di dove non tutti erano d'accordo. C'era una grande diatriba fra eh, tradizionalisti naturalmente e quelli che erano i progressisti. E però, dopo, naturalmente, adesso anzi, purtroppo è sperito quasi. Questa è una cosa molto grave: cioè l'ascolto del jazz tradizionale. E niente da lì abbiamo incominciato. Sì, è stato fondato il club che prima si chiamava Circolo Amici del Jazz. poi siamo stati dei pellegrini andando in tanti posti diversi della città, eh, in genere duravamo un anno o due, non perché ci cacciassero lì, ma <ride> non avevamo dubbi <ride> comunque, ma cercavamo sempre soluzioni nuove, anche qualche piccolo finanziamento o cose insomma che ci potessero aiutare perché tutto si reggeva, d'altra parte siamo arrivati a oggi dopo tanti anni che si regge ancora su una forma spontanea diciamo di finanziamento. E poi... Il jazz club è nato avanti, nel 99 abbiamo avuto la fortuna di ricevere in affidamento quel bellissimo posto che è il Torione. Assolutamente. Poi io, dal 2005, non, non ci sono più nel jazz club, però, non riuscendo a star fermo a livello musicale, eh, ho dovuto per forza cose rifare altre cose. Che poi dopo assolutamente sì quindi insomma direi che eh, per adesso stiamo avendo una bella panoramica di quello che è la, la scena e l'attività del jazz soprattutto in quello che è il, um, il luogo e la circostanza di Ferrara quindi mh, alla fine ci rendiamo conto che Ferrara comunque è una città molto attiva nei confronti, nei confronti del jazz e questo credo che sia una cosa da prendere nota perché sento molti ferraresi da bolognese per di più che ehm, spesso si lamentano che Ferrara purtroppo non abbia ehm, diciamo così delle attività all'interno della città o comunque delle iniziative a livello culturale però vedo che comunque c'è una bella attività anche la sera stessa che ho avuto l'onore e la possibilità di partecipare eh, da guido a una delle vostre serate e posso dire che c'è stata una bellissima partecipazione da parte del gruppo dei, dei presenti e dei partecipanti ovviamente anche facendo presenti musicisti di grandissimo livello quindi credo che questa sia una cosa da dire e da ricordare anche a tanti cittadini ferraresi direi di continuare subito dopo il brano con la nostra intervista se D'accordo Alessandro? Perfetto, quindi direi in questo momento di eh, presentare il video che purtroppo poco fa non siamo riusciti a vedere. E Miles Davis, giusto? E... So what? So what? Torniamo tra poco, grazie, okay. Alessandro Mistri. Davis, so what? <ride> <Allucinare>. <ride> Abbiamo appena ascoltato. Vorremmo continuare ad ascoltare penso So what di, di Miles Davis l'abbiamo dovuta far sfumare a tre minuti abbondanti. La canzone. Questa è una versione che dura sui nove, nove, minuti, minuti. Ciu, nove minuti circa. Quindi, purtroppo. Avuto, siamo stati costretti dalle tempistiche ridotte. E quindi vi consigliamo a casa a tutti voi che ci state ascoltando, di magari cercarvi il link So what Miles Davis e magari ascoltarvi tutti i nove minuti della, della nostra canzone. Beh, io intanto lo consiglierei a chi ci sta. A ci, a chi ci sta, ci sta seguendo, seguendo? La nostra trasmissione? Quindi mandiamo un bacio a Veronica, che è tornata dopo l'assenza di settimana scorsa. Lei è Aia. sempre con noi, eh, tiene, famiglia, <ride> tiene famiglia. Non famiglia, che È vero, non è che sta pedinando le bambole, lei. Quindi le mandiamo un bacio grande. Anche a quelli che non ci scrivono in chat ma ci seguono perché sappiamo che sono qua, sì abbiamo scoperto che ci sono tantissimi ascoltatori e Timidi. persone che ci seguono timide. Timidi che non, che non ricevono, ma dopo, al termine della trasmissione, mandano mail. Eh. Messaggi, ma bravi, bellissima la trasmissione! Su esatto. Quindi smettete di mandare messaggi privati dopo, ma mandate. perché Noi andiamo a letto presto perché <ride> esatto. la mattina prepariamo già la puntata del venerdì scorso. Eh, esatto. Quindi piuttosto quindi. fate vedere la vostra presenza in chat, che ci farebbe molto assolutamente. piacere. assolutamente se no, venite qui sotto con gli striscioni come fanno i nostri numericoli <ride> fan già da settimane sì. ormai questa è la sesta puntata e e pullula, ovviamente. infatti, oltre ovviamente. Scusa Alessandro, <ride> che è un po'. Cerchiamo anche di, di Ol rallegrarci. Oltre il traffico, ovviamente, di, di via Bologna qui a Certo. Cento. Beh, ovviamente, abbiamo appena sentito Miles Davis. Abbiamo detto all'inizio per presentarlo: una pietra miliare, un grandissimo artista che ha sicuramente un artista molto versatile. Ha fatto una grandissima differenza all'interno della, della scena jazz. Quindi, secondo me, poi, ovviamente, tra poco Alessandro potrà smentirmi o confermare quello che sto dicendo. Versatile in quanto ha dimostrato di eh, avere tantissime peculiarità e di potersi adattare in un modo o nell'altro a tanti generi, quindi sperimentando anche. Quindi, dallo dal jazz un po' più caldo a, mh, allo standard, a, anche sicuramente a un album come Beaches Brew molto più sperimentale che io adoro. E, però, vorrei appunto prendere parlare con, con Alessandro e magari trattare un pochino l'argomento con lui. Ma vedi, Alberto, se incominciamo a parlare di Miles Davis e dopo non ne usciamo più, facciamo chiaramente... un'intera puntata eh? su Miles Davis. Aspetta, guarda mi rendo conto, adesso è diverso tempo che non mi capita di parlare così eh, pensando che qualcuno possa ascoltare quello che, lo, che si dice e, e vedo che sarebbero tantissimi gli argomenti da sviluppare che ormai si danno per scontati, siamo rimasti in una dimensione di ascolto ma in effetti ci serve sempre da imparare anche confrontandosi su certe cose. Tra l'altro tu parli di Nace Davis che è veramente in un certo senso può essere l'emblema di un cambiamento costante perché nella sua carriera proprio ha mutato radicalmente il suo mondo, è stato un innovatore quasi sempre, oppure capiva immediatamente i momenti che affrontava a livello musicale anche al di fuori del jazz e pertanto li introduceva per primo forse nella sua stessa musica. Miles Davis tra l'altro è stato uno dei interpreti importanti di uno delle, dei festival delle rassegne che abbiamo tenuto al Teatro Comunale proprio a Ferrara tra il 90 e il 91. Mi ricordo una, una stagione indimenticabile a teatro perché siamo riusciti in quell'occasione a organizzare eh, una serie di concerti dove c'era Ornette Coleman, per cui un altro che eh, ha cambiato molte cose nel jazz, eh, Miles Davis stesso, poi la Big Band di McCoy Tyner, la Big Band di Dizzy Gillespie, insomma, una tutto nella stessa rassegna, per cui era una cosa incredibile. Adesso, purtroppo, diciamo che Tanti grandi musicisti ci sono, ma spesso sono quei musicisti che eh, si sono un po' adagiati su certo, cose già fatte da altri che non ci sono più, inevitabilmente. Certo, certo. E questa sorta di diciamo così, a me mi viene da chiamare diatriba tra quello che è eh, Bologna e Ferrara, che probabilmente diatriba non si parla, però comunque c'è sempre stato questa sorta di confronto o di raffronto tra le, tra le due città, come, eh, come entrambi ospitanti del, del jazz, ecco. sì, anche perché dopo aver perso la, la sfida calcistica. Perché mai non abbiamo più <ride> sì, no, no, la meter. spalla, non ho idea di <ride> che fine abbia fatto. No, sinceramente, no, sono rimasta a, indietro. A una certa simpatia per, per la spalla, tutta la gente da fuori perché ha questo nome strano e, e <ride> sono dimenticati perché c'è questo acronimo, no? No, comunque, a parte quello, ovviamente la rivalità è diventata più che altro una, una piacevole confronto. Perché Bologna non dimentichiamo, è sempre stata definita, eh, spesso sia anche autodefinita devo sì. dire, la, città la città del, del jazz. jazz. Ma questo è vero, perché proprio in quel dopoguerra che dicevo: eh, dove io non ero, sono nato subito dopo, eh, però eh, devo dire che sono arrivati tutti i grandi perché c'erano dei personaggi perché proprio. Non, essere dei grandi person personaggi come Alberto Alberti che era il più grande organizzatore ideatore de di festival, tant'è che è stato uno dei co-ideatori di Umbra Jazz e eh, a quell'epoca però non c'era Umbra Jazz, c'era il Festival Jazz di Bologna che è il più antico in assoluto e lì c'erano veramente tutti, pensate in quegli anni sai lì che è venuto eh, quante volte Duke Ellington, Sarah tu, tutta la storia del jazz ecco, e, e non per niente Alberto che era un mio amico carissimo eh, era il manager proprio sia di Davis che della Vaughan. Ecco in quel momento c'era Bologna in assoluto poi eh, a quel punto lì eh, Devo dire che noi quando pensavamo di fare qualcosa a Ferrara è chiaro che lo facevamo anche eh, perché ci faceva piacere dimostrare che eravamo capaci anche noi di fare tante cose, ma non ma come confronto, non per cercare di superare. Devo dire che stranamente invece ma Sì, ma era bello, era bello, e poi c'era tutto un, un giro che al di là dei festival, delle grosse rassegne, era legato ai locali, perché Bologna, non dimentichiamo, è sempre stata. Certo. E, non so, adesso anche lì stanno cambiando le cose in fretta i sì, locali. Purtroppo abbiamo, sì, è vero, purtroppo sì. Le frequentate. Ecco, diciamo che però è, è la Bologna dove uno gira e trova un'allegria, un una vivacità. Che a Ferrara tutto sommato non c'è, cioè sì. no, alla fine dobbiamo eh, viverla in un modo diverso. Per cui c'è appunto il Torrione però è vero quello che dicevi tu, cioè che si stanno sviluppando tanti posti eh, meno massicciamente frequentati anche perché Ferrese sono di meno e gli studenti universitari non so fino a che punto siano interessati. Certamente, stranamente, adesso faccio un discorso da vecchio, però eh, mi sembra che la curiosità non sia dei giovani in questo momento, cioè lo è su certe cose, ma su tante altre magari ha... un po' viene messa da parte. Eh, comunque insomma, adesso a Ferrara ci sono tanti posti dove si fa del jazz, anche spicciolo con musicisti locali, non locali, certo. vice, e questo è molto bello, dà un senso comunque di voglia di fare. Poi ci sono spesso Musicisti che non ascoltatori, però <ride> sì. va bene anche così. Beh, allora ritornando appunto alla serata alla quale ho, ho avuto l'onore di partecipare eh, da Guido, che poi tra l'altro è una di quelle serate organizzate sì. da te in prima persona, poi ci parlerà ovviamente di quello che è il gruppo dei 10 la situazione attuale. La situazione sì, attuale giustamente, sì. e ho avuto la possibilità, di, innanzitutto, di sentire dei veramente dei, dei musicisti molto, molto in gamba con questa serata, diciamo così, tributo a bill Evans, che per quanto mi riguarda è il mio artista eh, preferito. E quindi direi magari di parlarne subito dopo e, mh, e piuttosto in questi momenti guardarci eh, My Foolish Art di Duco. Tu di lo Lewis. sai, che fra l'altro, è quel brano, perché questa è la registrazione del Village Vanguard, spero che, che tu abbia scelto. Eh, non lo so, ti devo dire la verità: Beh, è quella con Scott La e Paul Motion? Eh. Dimmi di sì, spero proprio che sia così. Lo scopriremo tra anche poco perché l'ho messa nell'attesa telefonica dell'ufficio. Devo dire che ogni tanto mi telefono da solo per ascoltare. <ride> Comunque, per se quello. non va bene, scenditela con lui. Non con... Va bene, okay. vedremo. Allora, ci guardiamo subito. Bilemans, my foolish heart. Chissà se ci sarà ancora Alberto dopo. <ride> Ale, dimmi, bene. dimmi che cosa ne pensi. Perché adesso, fino a questo momento abbiamo parlato effettivamente, siamo sì. molto concentrati sulla musica. Proprio sì. perché Alessandro ci sta deliziando di tutte queste informazioni che ci stanno arricchendo sempre di più. Però è bello. Sentire il tuo parere, cioè il parere di una donna che vive, magari non tanto dall'aspetto più tecnico, uomo ma quanto. Io mi fa ascoltare tutta sera questa musica, diciamo che poteva apprezzare, decisamente. Ah, benissimo, ok, quindi prendi... infatti, cogliamo, sì, sì, cogliamo. Quindi Levance, no. dai, adesso scherzi a parte, è uno dei pianisti jazz più importanti, quindi che non assolutamente dire. non. Minchino, però Appena è posso... iniziato il brano, lei si è tolta la cuffia, se l'ha rimesso tre secondi fa, per cui non può dire: assolutamente... Io rivelo questi altarini <ride> <ride> a, parte, a parte, no, non è cattivo, a parte che si sentiva poi ho preso le cuffie e sì. ho ascoltato, ma poi io li ho ascoltati tutti i brani da casa sì, perché no. comunque ho, ho preparato la scaletta. Quindi ah, cioè, insomma. Come... Eh, sì, no, sì, Altrimenti no. saresti costretta a telefonare in ufficio a me, ti metto in attesa e rimani lì con sì, <ride> la versione, è quella che dicevo che non è no. quella che abbiamo Ma io, ma io mi preparo assolutamente. <ride> su quello no, dire che, devo dire che Alessandra per... è molto brava perché si cioè, studia e quindi si documenta, si informa. Ascolto, dal suo parere. Ascolta, ascolta tantissima musica. Una provocazione, sì, una provocazione. Sì, 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 sì. ok No, 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 oh, ho studiato, ho studiato anche Bill Evans. Che oh, era? Era, era proprio questo, mi mancherebbe altro proprio questo che volevamo sapere <ride> quindi abbiamo detto che è uno dei pianisti jazz più importanti e più influenti della storia del jazz eh, sì. sappiamo che New York è stato molto importante per eh, la divulgazione di questo genere musicale e lui ha lavorato proprio a New York a partire dal 55 circa è stato poi dal 58 nel sesteto di Miles Davis quindi torniamo un attimo a, a Miles Davis di prima e per poi con, questo, con questa band lui registrò uh, tra l'altro Kind of Blue, che è uno dei dischi jazz più venduti. La Venuti, pietra miliare del cioè. jazz, certo. Poi lasciò invece la band di Miles Davis e uh, divenne leader di un gruppo. Uh, perché mi guardi male? No, no, perché stavo già pensando a quello che avresti detto dopo. Vai pure avanti, non voglio interrompere. In questi anni incise poi anche un, un disco da solista. Eh, che fu molto innovativo per il jazz dei tempi, perché comunque utilizzò una tecnica di sovraincisione che non era eh, assolutamente comune per quello giorno, che, che riguardava esatto, i musicisti jazz del periodo. Che era scusa, se permette, è già stata usata sempre da un musicista bianco, da un pianista bianco cieco, che era Leni Tristano, quei nomi che eh, incredibilmente. Eh, Soprattutto in questo periodo si perdono, quando certo. non c'è più il culto del, dell'ascolto proprio delle cose del passato, che anche quello è stato ancora più innovativo in un certo senso dal punto di vista dell'incisione. Bilevens aveva questa sua vena poetica che invece ha sempre sviluppato. Tant'è che poi la formazione ideale per Bilevens è sempre stato il classico trio, certo. un forte contrabbasso batteria. Assolutamente. Quindi, però, sappiamo anche che nonostante questo suo genio esplosivo, Bilevens, però. Come tutti i geni, anche lui <ride> ha sofferto di depressione. Quindi tra l'altro due tragedie abbastanza importanti hanno segnato la sua vita perché il fratello e la fidanzata sono morti suicidi quindi purtroppo parliamo sempre di artisti Devi sapere, Alessandro, bravissimi, che da geniali quando... esatto. ma uh, assolutamente sfortunati e tra l'altro anche lui come tanti altri poi ha avuto anche problemi di uh, dipendenza ah. da sostanze quindi eroina e poi cocaina leggevo quindi insomma... Purtroppo ascoltiamo tanta bella musica qui a Funk, eh, parliamo di artisti veramente significativi, però mh, dalle storie abbastanza impegnative. Ma sai Alessandra, io credo che eh, tutto il discorso, questo poi bisogna fare una trasmissione che non finisce certo in un'ora, eh, in particolare col jazz, ma come sappiamo anche con rock, con altre musiche, addirittura con la letteratura. Il rapporto fra l'arte e la droga e la follia, un, un po' la follia, <ride> la sregolatezza, diciamo certo. in senso generale, è, è qualcosa che evidentemente è insito nella, nella creatività stessa, ma non, non è quello che si pensa. Tant'è che proprio con questo malinteso fortissimo, che poi è legato credo a. Ha delle sensibilità particolarmente Elevate, forti, certo. eh, personali, purtroppo ha fatto scuola quest'idea che è malsana. Tant'è che proprio negli anni 50, quando era il bebop diciamo, a regnare come, come stile del jazz, tantissimi musicisti vedendo, prendendo come esempio Parker e altri proprio decisamente regolati, che poi sono finiti tragicamente assumevano sostanze pensando con questo di suonare meglio, che è una stupidaggine colossale. Fra l'altro eh, vorrei citare, ne approfitto, un grandissimo talento italiano, un grandissimo musicista che era Massimo Urbani che io ho conosciuto ovviamente per tanto tempo, che è morto giovanissimo proprio a causa di abuso di droghe ed era geniale il suo modo di suonare. Proprio adesso ricorre, eh, mi pare, eh, non so quale particolare anniversario, sinceramente, però eh, vi assicuro che questo andrebbe studiato e soprattutto non dovrebbe essere visto con quel senso di pericolosità giusta. Ecco. Certo, sono perfettamente d'accordo. Sì, poi io non credo che certe cose stimolino la genialità, no. anzi se mai eh, la... Probabil la schiaccia sì, penso, certo penso anch'io quindi... però è bello comunque il fatto che anche dal tuo punto di vista ci sia questa nota positiva e questo approccio caldo nei confronti del jazz che è bello che non è dico questo perché non sempre magari dall'altra dall parte cioè parlo in questo caso nel mondo nell'universo femminile c'è questo interesse questa propensione diciamo verso il jazz quindi io ammiro molto chi magari quelle donne che hanno quell'approccio differente e desiderano conoscere aumentare sempre di più la loro conoscenza sta crescendo, ah, infatti certo. ho notato in quella serata appunto eh, da Guido che il, il pubblico prevalentemente era, era composto anche da, da donne, quindi credo che questa sia una nota eh, molto molto positiva. Sì, scusa, non è dato sapere naturalmente cosa pensassero in quel momento. Vabbè, questa... <ride> Beh, non penso penseranno sempre vestite le scarpe, no? no? Ma anche degli uomini, non era dato a sapere cosa stessero. Pensi, no, no, cosa assolutamente. Cosa Bene, direi di continuare. E, uh, subito, subito, dopo il prossimo brano, che è un brano di un altro artista eccezionale, Sony Rollins. È grandissimo e uno dei suoi brani, secondo me, più, più famosi o comunque più, più amati, che è Tenor Madness. E subito dopo ritorniamo con Alessandro per parlare, oltre che di Sony Rollins, ma subito entrare nello specifico e parlare di quelle che sono state le evoluzioni dal Jazz Club Torrioni in avanti, quindi gruppo dei dieci e quello che io ho la possibilità di stringere alle mani e farvi vedere, che voi sicuramente da casa state vedendo, questi tre bellissimi cd ah, che, che mi, sono, mi sono stati gentilmente regalati da, da Alessandro mi sono stati regalati ah ok ti sono stati regalati da Alessandro oh, ma ne ho ve ne posso dare tutto il tempo <ride> no perché non è molto galante <ride> no, no? Non è molto... ecco no per far capire quella che è effettivamente l'attività e, e la voglia di, pro, di promuovere Un il, il più possibile il jazz ecco. posso, posso dirvi comunque una cosa molto importante eh, visto che parliamo di Sony Rollins sì che rispetto agli altri è vivente che è già un grandissimo <ride> è, è un nonostante, grandissimo traguardo <ride> nonostante però anche lui sia stato arrestato sempre per quel problemino accidente accidentato è un tic, è un tic. <ride> <No>. <ride> allora direi di prima di continuare Quindi insieme in ad Alessandro e Alessandra questa sera sono oh, alla sinistra Alessandra e alla destra Alessandro allora direi di continuare con Sonny Rollins, Tenor Madness, Grazie Luca Ottimo, stavamo proprio mm, parlando con Carlo di quanto sta prestando anche lui la puntata. Sì. Grazie, Carlo. Adesso ci abbandona, però il nostro direttore. La puntata, divertimento. sì, ma vi abbandono. È sempre un Finir piacere averti È sempre domani. delicatissimo. Ma sì, ma infatti <ride> sai che in fondo in fondo ti voglio bene, no? <ride> ma io lo so. Eh, è impossibile, non è? Come Alberto vedere. e Luca, l'unico è Luca che farei fuori. <ride> Beh, Beh, devo eh, dire... Facciamolo almeno diventare maggiorenne? Sì, esatto, aspettiamo. Sì. Ah, perché se lo facciamo fuori prima che diventi maggiorenne, è più grave, è più grave. È più grave. allora aspettiamo. Sei più uguale. allora S abbiamo S appena S ascoltato. Un grazie, un grazie tante a, a Carlo. E insomma, abbiamo appena ascoltato Sony Rollins, come giustamente diceva Alessandro poco fa. Fortunatamente ancora in vita, Sony Rollins, uno dei pochi ancora S in vita, sarà, S sarà Umbria Jazz anche quest'estate. Ah, fantastico! Bene. Io credo che eh, l'ultima volta che sono stato a, a, a Umbria Jazz probabilmente sarà nel 2007, che in quell'anno c'erano come ospiti eh, Ciacca Mi Sembra Art Wind and Fire, insomma, un, un sì, palco abbastanza. Anche perché un jazz ormai è diventata una cosa molto più ampia rispetto al jazz, ma è stata costretta in un certo senso a, a crescere. Devo dire che, poi, aveva. Non so se abbia ancora degli sponsor importantissimi senz'altro ne avrà tantissimi come allora. Lineken c'è ancora oppure non li segue più? Umbra, e attualmente sai? non lo so. Che no, io sappia la verità. Se permetti, rubo 10 secondi per raccontare una cosa che però è abbastanza importante per capire anche come funziona nel mondo della musica quando lo vediamo a livelli eh, così importanti eh, perché tempo fa proprio sono andato all'Heineken a Milano sì. per vedere se erano disposti visto che erano sponsor di Umbra ad appoggiare anche certe nostre iniziative che stavano facendo qua a Ferrara naturalmente eh, di livello abbastanza eh, importante certo. e naturalmente costosa. Eh, devo dire che, eh, oltre ad averci detto di no in quell'occasione, però hanno detto che stavano anche togliendo loro la sponsorizzazione. O almeno pensavano di togliere Ombra Jazz perché loro pensavano, visto il prodotto che eh, producevano e diffondevano, che eh, il pubblico giusto a cui rivolgersi fosse quello dei sedicenni. Questo per dimostrarvi con quale spirito le sponsorizzazioni vengono fatte, <ride> di... no? È importante, però sapere una cosa: mica tutti lo sanno. Sì, sì, credo, ah. che, credo che ci sia qualcosa, un attimo, da in un modo o nell'altro da rivedere ho no, visto che si parlava di, 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 di... Si testa dei musicisti. Sì, infatti, ma purtroppo è una situazione che va peggiorando. Non Pensi... credo, Alberto, che si potrà ridimensionare andando avanti. Penso anch'io, penso anch'io e quindi insomma ritorniamo velocemente a quello che è appunto il nostro, la nostra intervista con Alessandro quindi entriamo esatto. più nello specifico vuoi cominciare a fare tu qualche domanda nello specifico? Sì, allora Alessandro? abbiamo parlato del circolo amici del jazz ovviamente non ti sei fermato quindi hai detto da qualche anno non sei più all'interno eh, di questa iniziativa ma partecipi e promuovi altre iniziative quindi è nato il gruppo dei dieci di che cosa si tratta? Guarda, mi ero ripromesso di non fare più nulla dopo il Jazz Club, perché eh, nessuno ci poteva così. credere. Ma se uno è abituato a stare in movimento eh, così, non si no. riesce a fermare. Ma purtroppo poi veramente la musica è una grandissima passione e anche... Un grandissimo punto di arrivo tutte le volte che si ha voglia di, di star bene con se stessi quando, quando ce l'hai in qualche modo proprio nella tua eh, vena di sensibilità e comunque ehm, in quegli anni mi ero anche dilettato a fare qualche disco dei di, dischi che piacevano a me naturalmente come produttore mm. eh, e sono quelli che ha fatto vedere che vi stavate contendendo ma eccoli, ma, eccoli qua e eh, torniamo a farli vedere eh, è tutta Italia che se li contende poi non è solo voi eh, <ride> no, in realtà con gli ospiti qui delle trasmissioni qui a 600 sto raccogliendo CD. Ecco. <ride> sì, 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 io devo essere onesta. ogni ogni volta che viene qualcuno nelle interviste io l'accolgo anche perché CD ormai o si danno in queste occasioni o ai concerti perché ormai nei negozi i dischi non ci va più nessuno a comprarli infatti e questo è un, un dramma. un po' un si infatti, scarica, eh, la musica, si mascherizza. masterizza eh, e... si, questa, questa musica liquida che si usa eh. come, adesso, si, come, si chiace, come si suol dire si suol dire musica si liquida, si. è verissimo e, mh, stavano dicendo del ah, stavano gruppo dicendo dei che poi niente, perché semplicemente a parte i dischi insomma che queste erano delle tappe personali diciamo dove abbiamo intenzione di fare qualche cosa, Niente, è molto semplice, non volendo ricadere in quelle difficoltà organizzative, dicevo facciamo una cosa molto leggera, con due o tre amici ci siamo trovati dopo cena, a dire che ci mancherebbe qualcosa però qua, infatti ci vorrebbe un trio jazz, un pianoforte, e da lì invece di essere in tre ci siamo trovati in dieci e abbiamo... Costruito una, una cosa un po' strana anche, soprattutto per una città come Ferrara ma non credo che esistano anche da altre parti, perché il gruppo i 10 è un gruppo di amici eh, che è stato poi costretto per mantenere una certa forza, diciamo così, di, di copertura finanziaria a diventare 22. Ci chiamiamo sempre il gruppo i 10, ma siamo 22. 22. Ecco. <ride> come eh. la carica dei 101 praticamente. Perché il problema è che il. La ragione d'essere del gruppo è che noi ci autotassiamo, tiriamo fuori una, una quota per noi stessi, si sì può dire, certo. dove eh, offriamo a, a dei gestori che, che per conto loro non farebbero mai cose del genere perché chiaramente le cose costano, eh, di fare della musica nel loro locale pagata da noi, in qualche modo, naturalmente avvalendoci... Beh, mia esperienza, ho contatti con musicisti che eh, vengono anche a condizioni molto particolari, però vengono da tutta Italia. Non, non ci siamo limitati a fare cose, diciamo, certo. locali. Per cui i nomi grandi c'erano cioè, da, da Enrico Pioranunzio, Renato Sellani, cosa che potrei andare avanti. Insomma. E così stiamo andando avanti da, da tre anni a fare questa organizzazione, cambiando anche qua a sede come una volta. Mi sembra di essere tornato così alla mia giovinezza, <ride> quando come jazz club andavamo da un locale all'altro. Di nuovo avanti. Però con eh, d'estate abbiamo un posto ormai che è diventato fisso e che ha Verribaldi, il Panama Beach dove ci troviamo molto bene e lì da, da, dall'inizio di giugno fino a fine agosto terremo tutta questa stagione che si chiama Tutte le direzioni in summer, non voglio portare via tempo perché è importante però ecco un'altra cosa che posso dire è, Tutte le direzioni abbiamo chiamato così la, la nostra rassegna perché? perché ci siamo ispirati al cartello stradale, quello proprio Tutte le direzioni, siete presenti <ride> certo. Senta, perché ha un significato particolare intanto quando non sappiamo dove andare in un posto che non conosciamo, vediamo Tutte le direzioni, cioè Insomma, andiamo mm. lì da qualche parte e sbuccheremo. <ride> per cui ha questo significato che in questo momento così convulso, questa giungla in cui viviamo di gusti, di, di capacità, eccetera, e anche di, di isolamento personale esistenziale, ecco che tutte le È direzioni. Ci questo... E poi ci dava anche un alibi di poter fare non solo jazz, ma anche altre cose. Perché vorremmo proprio che fosse anche un piccolo sodalizio aperto a tante avventure culturali. Assolutamente molto, molto di. Quindi... Per l'estate abbiamo tutte queste date a Porto Garibaldi, appunto. Ne esatto. hai qualcuna in particolare che volevi evidenziare? Ma guarda, eh, posso dire che, che la data d'apertura ha un significato che anche questo dimostra proprio cosa vuol dire mh, per noi, tutte le direzioni, perché sarà una serata in cui ricorderemo un grande amico, che è uno scrittore, che purtroppo è scomparso tragicamente eh, a Milano, eh, investito da un'auto sulle strisce pedonali, che è Giuseppe Pederiali, che è un vincitore del premio ustense, che di finale nel 2007. Era un amico carissimo, una persona con cui anche lì condividavamo una certa sensibilità. E allora in quell'occasione eh, verrà anche fra l'altro la moglie, il figlio e, e ci saremo io, Roberto Pazzi e Roberto Barbolini, che è un altro un grande scrittore. A leggere alcune cose di Giuseppe, accompagnati dal Wilco Gestrio, che è questo trio che abbiamo composto noi con Stefano Calzolare, Paolo Vetti e Lelle Barbieri, e con una cantante che è Tiziana Quadrelli, che fra l'altro è qua, eh, figlia di Albano Di Cento, dove, ah, dove ah. siete voi, e, e, e questo per fare un repertorio che fosse molto adatto a quella musica che descriveva nei suoi libri in qualche modo Giuseppe, certo. che è quella della de, de musica italiana degli anni 60, cosa genere, naturalmente fatta a jazz ecco, in Chiaro, questo, caso. questo è un inizio importante perché dà il senso delle cose. Poi ci saranno tante altre grosse cose, Beh, ci sarà la Pepper Legacy, questo omaggio a Dar Pepper eh, con le, la, la ritmica proprio sua, cioè Carl Barnett, Bob Agnusson, eh, George Cables insieme a Gaspare e a Pasini, ci sarà il trio con Mike Ledone, eh, Derry Lola, eh, Joe Fransworth, ci saranno molti italiani importanti, Andrea Pozza col suo trio, Giovanni Mazzarino col suo trio, un omaggio a Clifford Brown da Gianni Cazzola, dato che sono 14, non ve li dico tu, <ride> <mi permettono ride> no, sempre, sono tutti, altrimenti non si è perso Abbiamo me, capito eh. che non ci faremo mancare nulla esatto. insomma. assolutamente. Sì. assolutamente. Molto bene, io direi di andare avanti andare con avanti. un po' di musica. Stiamo sì, assolutamente, in Italia, mi piace perché stiamo parlando di tante cose molto belle e mi sto appassionando tantissimo. E poi sentire parlare a Alessandro è una poesia, dico la verità. Quindi Grazie. è una cosa molto, molto bella. Direi di partire con un'altra poesia che ci regalerà John Coltrane: My Favorite Things. My Favorite Things, direi che non, non mi fermerei mai ad ascoltare, ad ascoltare questo brano, non so se, se Alessandro è d'accordo, ma penso che no, sia... Ne approfitterei per chiedere la formazione ad Alessandra, comunque. In questo, ah, ah, in questo ecco, non, te... so. <ride> <ride> no, non la so. No, lo sai la... perché te lo chiedo? Era solo per poter dire io una cosa, che alla batteria c'è Elvin Jones, Sapiano Forte, McCoy Tyner, oltre a Jimmy Garrison, naturalmente, e John Coltrane. Allora, ma i Tiner l'avevo citato prima, sì, certo. era nella big band di quella famosa rassegna, poi è venuto altre volte Macoei Tiner in trio eh. In altre situazioni che abbiamo creato. Elvin Jones è venuto anche lui col suo quintetto a suonare e, e la cosa bella che mi, che mi fa piacere ricordare, eh, fortunatamente McCoy c'è ancora, Elvin purtroppo no, eh, che dopo naturalmente ai concerti ufficiali ci sono le famose jam session quelle che, che quasi tutti desideriamo, amiamo soprattutto noi appassionati, magari musicisti sono stanchi, ma devo dire che anche loro quando incominciano sono quelli che non, hanno più non si arrendono mai. Le... Io potrei raccontarvi per notti, serate, infinite aneddoti. Detto, aneddoti su questa cosa che sono le cose poi anche molto divertenti perché già si presta a questo essendo musicisti di grandi vivacità certo. e ti posso dire che c'era una legend session dove mi sono trovato per esempio c'era Tom Carpato che suonava poi allora eh, Winton Marsalis ha voluto mettersi anche lui perché è stata una di questa specie Winton di sfida Marsalis. di trombe devo dire che Tom ha retto bene in quel caso eh, con batteristi italiani c'era mi ricordo eh, mi pare fosse Manzi Massimo Manzi eh, che teneva benissimo anche lui il swing ritmo, e poi a un certo punto c'era il Jones che stava assistendo a questa jam e, e si vedeva che non aveva una voglia, fremeva. <ride> e, che... e la moglie giapponese, piccolina che era metà di Elvin, okay. che era un colosso, dice: Dai, vai, vai, Elvin, go, go, go. E lui, infatti, è corso alla batteria e mi sono trovato pertanto questa formazione inedita meravigliosa, che non è su nessun disco, ovviamente, ma è ovviamente nei miei ricordi. E, e, e ci sta molto In bene, blesse, eh, è, è, incisa, è incisa come sì. se, se fosse, fosse un a, vinile, per <ride> esempio. George Benson, che anche lui è quello finito il concerto per fare la sua musica mi ha chiesto dice, ma dai che c'è cioè un esempio vuoi venire anche tu Giorgio e lui mi ha chiesto dice, eh, ma che musica c'è io ho detto Gesù jazz, quale jazz dice, ma dico, soprattutto Bebop dice allora vengo perché dopo aver fatto la sua musica aveva voglia di sentire il vivo certo. cioè quello che era il verbo ecco. assolutamente anche perché poi sappiamo che George Benson da quello che abbiamo sentito anche nelle sue registrazioni quelle più recenti si è distaccato un pochino decisamente, di, decisamente un po' si è approcciato sicuramente molto di più a quelli che sono i canoni ai parametri Diciamo della musica melodica, un pochino Beh, più Beh, ha sempre avuto un'attenzione anche alla parte commerciale, certo. che non guasta. Perché, Direi perché assolutamente. Come di sapete, no. tu sai naturalmente come fa un pianista jazz vero, dopo un anno di carriera soltanto ad avere un milione di dollari a disposizione, <ride> è partito con due. Cioè eh, è questa quindi... la cosa, per cui <ride> si sa che non si guadagna normalmente col jazz. Questa è una battuta <ride> che gira sempre, capito? Che però di... sa dove andare. Rende l'idea. Esattamente beh eh, insomma abbiamo parlato fino adesso però sempre di tantissimi artisti internazionali però anche in Italia ci sono tantissimi Degestisti, sicuramente degni eh, di nota assolutamente. presentali tu perché secondo me sarebbe la cosa ah, migliore da fare adesso ascoltiamo Lotus Blossom di Fabrizio Bosso e Fabio Volto Quintet assolutamente Sono senza parole nel sentire... Bosso e Boltro alla tromba ho la pelle d'occhio due posso... amici carissimi fra l'altro due ragazzi fantastici e infatti mi sembra appunto di vedere che anche all'interno di eh, Blue Napoli in una dei, dei tre il primo, il, primo, il sì. primo troviamo appunto anche eh, tra gli ospiti Fabrizio Bosso quindi questa è una sì. cosa molto importante sì, da non, dire non c'è tempo per parlare di, di questo progetto discografico che appunto ha avuto una ripetizione sei anni dopo nel 2009 con un altro che si chiama Amore eh, per cui non sto a dirlo però nel primo c'erano molti ospiti di jazz, fra cui Fabrizio, e poi c'era Sando Gibellini tanti altri, insomma, importanti, Bandini, insomma, musici, sono importanti: Daniele Scannapieco e Bandini, grandissimi musicisti. Poi anche, anche, sia anche Flavio è venuto l'ultima edizione di, di Wintertime appunto, di, di Tutte le Direzioni, Fabrizio, anche insieme a Rosario Bonaccorso. Anche buon accorso, grandissimo musicista. Parliamo quindi di un panorama musicale molto, molto importante, Florido. Molti sono convinti che il jazz, purtroppo, avendo magari un'estrazione non prettamente diciamo italiana, nazionale, del nostro territorio, ma avendo un'estrazione afroamericana, magari si, si, si tende a pensare che probabilmente i migliori musicisti possono essere solo ed esclusivamente di colore. Ma invece è bello sapere che abbiamo dei, dei, nostri, grandissimo, dei grandissimo. nostri grandissimi musicisti anche all'interno della, della scena jazz italiana. Quindi. Questa è una molto, cosa molto, molto apprezzata anche negli Stati Uniti. Che quindi questa è una cosa molto importante e credo che anche altri musicisti li vedremo ospiti in un'altra circostanza e rassegna. Sì, ti ringrazio per darmi la possibilità. Che tu ovviamente eh. ci, dai, ci dirai. Eh, guarda, molto semplice. Prima di arrivare a quello che dicevamo, cioè questa è tutta in direzione che noi chiamiamo seconda della stagione, springtime, summertime, wintertime e via dicendo. Eh, il, Proprio la parte primaverile e finirà da Guido martedì con questo concerto dove c'è un quartetto classico, di jazz classico, per cui molto legato allo swing, cioè alla musica degli anni, dice, direi al mainstream, ormai è quello che si è trasformato eh, assorbendo anche diciamo, gli influssi del jazz moderno, eh, con Matteo Raggi, Luciano Milanese, Carlo Milanese, Davide Brillante e una eh, ospite eccezione che è Scott Hamilton, che ha una voce il tenore veramente incredibile. E dato che sono due tenori, penso che si giocherà molto sui famosi inseguimenti, sui chase che ci sono fra, fra i due fiati. E poi fuori programma ci tengo molto a dirlo, e questo eh, vi invito naturalmente anche a essere a voi, Grazie perché è una cosa molto particolare: un concerto per due pianoforti, cosa che non è così usuale poter vedere, che non sarà però da Guido, ma sarà al Podere Misericordia da Guscello e sono Rossano Sportiello, proprio il pianista mio amico che partecipa grazie a lui uh, alla Blue Napoli, al gruppo di Blue Napoli e Paolo Alderighi che è stato in un certo senso un suo allievo per una questione di età, nel senso che uno ha 37 anni, l'altro ne ha 31, certo. però devo dire che dialogano sullo stesso linguaggio, sulle stesse capacità, per cui è una cosa veramente esclusiva. Siamo arrivati a fare anche un concerto per quattro pianoforte Forti per il teatro comune. Questo, questo, questo ci manca, credo. <ride> Quindi vi invitiamo tutti quanti a partecipare a questo evento che credo che faccia la differenza in qualche posso modo. posso chiedere una cosa: c'è certo. un sito dove eventualmente chi volesse seguire un attimo le vostre iniziative può andare a dare un'occhiata vedi alessandra questa è una pecca nostra sia perché vedi che c'è cioè, quella tecnologia no aspetta già facciamo tanto questo. perché abbiamo una mailing lista dove facciamo sapere queste cose usiamo ovviamente i giornali che però al giorno d'oggi poi diventa difficile poter arrivare Ovunque, perché è talmente diversificato il modo di, di l'attenzione delle persone nei confronti degli avvenimenti che bisognerebbe veramente essere dappertutto e bisogna essere dappertutto. Però come ti dicevo, dato che avevamo iniziato non pensando di un coinvolgimento così grande, invece così fortunatamente ci teniamo anche noi alla fine ad avere tanti amici, cioè noi pensiamo a produrre e a pagare, però che, <ride> che, che vengano gli altri... Qualcuno lo dovrà, pur, certo, fare. Qualcuno lo dovrà <ride> pur fare. Ma la cosa più bella è avere gli altri che condividono con te una serata, per cui più sono meglio è. E che, no, io posso dire soltanto che al più presto ci attiveremo come da tua richiesta. Benissimo, allora quando avrai a avrai disposizione il web, il web me lo farai avere Senza e altro. io lo pubbliciterò sul sito di Lemfunk e su tutte le nostre trasmissioni. Sì, in modo che si possa sicuramente esatto. divulgare il più possibile il verbo con come... un sacco di amici su Facebook. <ride> ecco, però per ci, ti, prodotti, Tieni presente quindi. che spero che da questa trasmissione anche poi dalla vostra. Uh, dal piacevole modo di introdurre eh. questa musica, eh, la gente si renda conto di quanto sia bello il jazz. E poi abbiamo toccato soltanto una sfera di jazz moderno, ricordiamoci che il jazz nasce all'inizio del secolo scorso. Certo. E, eh. e, e non per niente ogni dieci anni si parlava di uno stile nuovo che veniva definita una era nuova, perché proprio cambiava radicalmente, ed è nata come musica da ballo, anzi forse è nata un po' prima, anche in certi posti che adesso non esistono più, dal 1956, da quando la signora Merlin <ride> ha deciso <ride> che non era il caso che ci fosse. Avete capito comunque l'epopea è lunga e comunque tutta estremamente divertente. Bene, direi che siamo arrivati a un punto dove abbiamo avuto la possibilità di, di ascoltare tantissima bella musica. Avremo la possibilità di ascoltarla nelle serate che, di cui eh, ci ha parlato eh, Alessandro. Quindi vi invitiamo calorosamente eh, a trascorrere la vostra, il vostro summertime, così ehm, all'interno dei locali che vi sono stati proposti, ovviamente per quello che è il gruppo dei 10 e di cui abbiamo parlato tutta la sera ad Alessandro, con Alessandro. E che dire Ringraziamo le nostre amiche in chat, Silvia, Elisabetta, Veronica e tutti quelli che ci stanno seguendo. È stata una puntata piacevolissima per Bellissima. me. Volata. volata, piacevole, bella musica. Ottima compagnia con Alessandro. Gentile. Ecco, vorrei... Lo dico soprattutto io e vi ringrazio molto, anzi, per Ma questa opportunità. Assolutamente, grazie, anzi. grazie infinite quando ad vuoi, Alessandro. quando sì. ci Sono nuove dire, iniziative, ti torna. Di, ti dico già che ci risentiremo sicuramente per ulteriori incontri di questo tipo. Perché 10. credo che avrà allietato non solamente noi ma anche i cuori di tantissimi altri amanti del jazz e non solo ringraziamo CUTV canale 4C100 Stefano Giorgi Open Factory, Factory sempre disponibile a disposizione per tutti il Direi nostro Luca, il nostro Luca alla regia giovanissimo ma stasera ha dato dimostrazione stato... di grandissime capacità bravissimo bravo Luca da Crescione. quando hai 17 anni guarda è l'età che fa la differenza sì, una tutti i no è stato, eravamo molto raccomandati <ride> è stato molto bravo, bravo direi proprio di sì serio? Più serio, sempre più impegnato. Un ringraziamento a te, Dale, per la serata. Ah, ok, la eh, collaborazione Alberto. è tutto. Direi che un, gra un grazie ancora Alessandro, ad Alessandro ovviamente. per la partecipazione. Direi di chiudere con un brano che esce sicuramente molto da quelli che sono i canoni del, del, del jazz standard. Parliamo di quelli che sono alcuni artisti e producer eh, americani che spaziano in tutt'altro genere, quindi in genere eh, hip hop ed elettronica. Che però sono molto amanti del jazz. e Quindi, per loro scelta, decidono di prendere spunti dal jazz, campionare. E poi dopo riproporre la loro Come musica attraverso il jazz. Ah, assolutamente sì. Quindi ci ascoltiamo Mad Lib, Shades of Blue, grandissimo album di Mad Lib, anche questo prodotto dalla Blue Note Records. Ci vediamo bene. Grazie, prossimo. buona serata. Buona Grazie ancora ad Alessandro. Grazie.